Santo altar, ma presso, Signor, mia gioia e mio amor. O Signore, che scruti il mio cuor, dal maligno mi salvi il tuo amor. Al tuo santo altar, ma presso, Signor, mia gioia e mio amor. Tu sei forza, sei vita immortal, perché triste cammino tra il mal. Al tuo santo altar, ma presso, Signor, mia gioia e mio amor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con ciascuno di voi. Buonasera, benvenuti a questa Eucaristia, nella quale diamo lode e gloria al Signore, lo ringraziamo per tutto il bene che, di cui usufruiamo e con umiltà, se abbiamo commesso qualche mancanza, ne chiediamo perdono. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, abbi pietà di noi. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, abbi pietà di noi. E Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, un solo Dio per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni la folla condannò a morte Susanna per l'accusa dei due anziani perversi. Allora Susanna ad alta voce esclamò: Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. E il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un giovanetto chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: «Io sono innocente del sangue di lei». Tutti si voltarono verso di lui, dicendo: «Che vuoi dire con le tue parole?» Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: «Siete così stolti, israeliti? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare la verità?
tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: «Vieni, siediti in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha dato il dono dell'anzianità». Daniele esclamò: «Separateli bene l'uno dall'altro e io li giudicherò». Separati che furono, Daniele disse al primo: «Ho invecchiato nel male, ecco, i tuoi peccati commessi in passati vengono alla luce. Quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: non ucciderai il giusto e l'innocente. Ora dunque, se tu hai visto costei, di sotto quale albero tu li hai visti stare insieme?» Rispose: «Sotto un lentisco». Disse Daniele: «In verità, la tua menzogna ricadrà sulla tua testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti spaccherà in due». Allontanato questo, fece venire l'altro e gli disse: «Razza di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque sotto quale albero li hai trovati insieme?» Rispose: «Sotto un leccio». Disse Daniele: «In verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano per spaccarti in due e così farti morire». Allora tutta l'assemblea diede in grida di gioia e benedisse Dio che salva coloro che sperano in lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di aver deposto il falso, fece loro subire la medesima pena alla quale volevano assoggettare il prossimo e, applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Parola di Dio. Grazie a Dio. Con te, Signore, non temo alcun male. Con te, Signore, temo alcun male. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Con te, Signore, non temo alcun male. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Con te, Signore, non temo alcun male. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo e il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa di Signore per lunghissimi anni. Con te, Signore, non temo alcun male. Alleluia! Signore, te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Beati misericordiosi, dice il Signore, perché troveranno misericordia. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo Gesù si avvicinò verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra e, siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora, Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Eccoci. In questo Vangelo, vero, che viene messo in parallelo alla lettura del libro del profeta Daniele, in cui si condanna Susanna, ci spiegano un evento nella stanza del tesoro dove Gesù stava insegnando. E l'evento è questo: hanno sorpreso una donna in adulterio e allora hanno l'idea di portarla da Gesù per metterlo alla prova. Attenzione, era vero che la legge di Mosè diceva che bisognava lapidare le donne adultere, ma non le donne adultere, gli adulteri. Quindi, per esempio, qui portano la donna, ma l'uomo non c'è. E c'è già un segno di ingiustizia in questo. La mettono lì nel mezzo e naturalmente concedono a Gesù di vederla, di stare lì, e gli dicono che la legge la dovrebbero, per legge la dovrebbero lapidare, ma lui che cosa ne pensa di questo? È straordinario come Giovanni descrive il seguito. Naturalmente dicevano queste cose per poter prendere qualcosa per accusarlo. Ma Gesù si china e si mette a scrivere col dito per terra. Gesù è un uomo di 30 anni e scrive col dito per terra. Il Vangelo non dice che cosa scrive e noi non lo sappiamo. Ma magari avrà scritto quello che abbiamo cantato nell'Alleluia sbagliata, no?
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. E se ne sta lì, zitto. Ma siccome i farisei insistevano nell'interrogatorio, allora alza il capo. E cosa dice? Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra contro di lei. Era una frase, io ricordo che ero un ragazzino, ed era una frase che noi usavamo nei confronti dei grandi per difenderci. Chi è senza peccato, faccia la prima mossa. E poi naturalmente loro, lui si china per scrivere col dito per terra, ma loro, udito quello che Gesù aveva detto, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani, fino agli ultimi. E vedete, questo, qui ci sarebbe un principio di giustizia sociale, non è vero? Perché per dare un giudizio bisogna conoscere tutti gli elementi, e quindi bisogna fare i processi correttamente, i due imputati e non uno solo. Bisognerebbe poi vedere come è avvenuto il fatto. E tante cose, ma uno per uno se ne vanno, cominciando dai più anziani. Voleva dire che erano tutta brava gente, perché hanno riconosciuto di avere anche loro dei peccati. E rimane solo Gesù. La donna è là in mezzo, probabilmente tremante. Allora Gesù si alza dalla terra, dal suolo, non è vero, e gli dice: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Attenzione, cosa dice Gesù. Dove sono i farisei, gli scribi? Nessuno ti ha condannata. E lei risponde: nessuno, Signore. E qui c'è poi la risposta di Gesù che fa fiorire la vita un'altra volta in questa donna. Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Allora, neanch'io ti condanno. E già questa è un evento che risolleva il cuore di te, perché noi di questa donna non sappiamo niente. Neanch'io ti condanno. Va, libera, riprendi la tua vita, però d'ora in poi non peccare più. E anche questa dovrebbe essere per noi una lezione di Quaresima. Dio non condanna, Dio ci dà delle possibilità, delle opportunità, ci dà cioè delle esperienze che, vivendo le quali, non è vero, noi non dovremmo commettere alcun male, per arrivare alla Pasqua e godere della gloria e della grandezza di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane.
frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. La conita divina che tenga la nostra unione con la vita che ho voluto assumere al nostro amore umano. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umile e pentite, accoglici, oh Signore, ti sei gradito il nostro sacrificio davanti a te. Lavami, oh Signore, dei miei peccati, purifica le mie colpe. Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Signore, concedi ai tuoi fedeli, riuniti per celebrare i santi misteri, di offrirti come frutto della penitenza una coscienza pura e uno spirito rinnovato per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi amici e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la sua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, tesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vittorio, i presbiteri e i diaconi e tutto il popolo da te redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E guidati dallo Spirito di Gesù, dal suo cuore, dal suo insegnamento, illuminati dalla sapienza della buona notizia, anche noi preghiamo Dio dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con ciascuno di voi. E noi ci scambiamo il dono della pace con un saluto, voi a casa invece datevi un forte abbraccio. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Per sé. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Una parola per la comunione spirituale potrebbe essere: Signore, vieni, io ti accolgo, donami la tua sapienza e fammi vedere quanti segni di vita, quante potenzialità di misericordia che apre alla vita ci sono nel mio cuore. Resta con noi.